Per vincere questa partita la cosa più importante era giocare il più possibile con stabilità e consistenza nell'arco dei 40 minuti, cercando poi di approfittare delle rotazioni corte dell'avversario e poi dopo cercando di erodere le energie per poi avere una partita più facile nel secondo tempo. Diciamo che alla fine è successo un po' così, abbiamo lavorato in modo eccellente in difesa, secondo me, per coesione è una delle migliori partite difensive, poi dopo due minuti ci si rompe il playmaker e questo ha un po' scombussolato le rotazioni, però io sono fortunato perché ho giocatori disponibili a fare più ruoli, Marco Svili ha fatto anche il playmaker e credo che poi non ci siano dubbi sulla vittoria, sul meritare questa vittoria. Domande? Massimo? Sì. Quinto. Non riesce. Non aspettiamo i rilievi diagnostici, però siamo al 90%. Che vuol dire? Ci vuol dire che starà fermo 3-4 mesi, però qualsiasi cosa dico in questo momento è una baggianata, perché per fortuna io non salvo vite umane, ne salverei molto poche, lo fanno i dottori, e quindi diciamo che è altamente probabile che sia una frattura al quinto metatarso, la frattura dei giocatori di basket atletici. Andate a fare una conferenza a Milano sulla specie che non play sul mercato. Ti è piaciuta la risposta di Tavi, 11 rimbalzi, 7 assist, personalità? Guarda, io penso che la cosa più difficile per i nostri giocatori, tolto Lunen, Marcosvili e Mazzarino, e forse un po' Aradori, è capire che il proprio ruolo, il proprio spazio, la propria importanza è una rotazione un po' più ampia, ok? Non è un caso che Tabu oggi sfodera una partita, diciamo, quasi da tripla doppia, quando sa che o gioca Tabu, o gioca Tabu, o gioca Tabu. Ecco, io vorrei lavorare su questo, perché noi, con tutti gli impegni che abbiamo, non possiamo prescindere da avere una panchina sostanziosa. Io sono molto contento della panchina che ho, però bisogna anche trovare il modo di giocare quasi tutti bene sempre, ecco. Altre cose? Ti stai rendendo conto di differenza rispetto all'anno scorso sulla gestione, difficoltà o meno della gestione del pubblico? Sicuramente molto meno a livello fisico, perché scesi dall'aereo venerdì, ho fatto 2 ore di allenamento e non ho avuto l'unità coronarica fuori dal palazzetto, e sono riuscito a portare a casa la squadra senza, ho dato solamente un minimo occhio di riguardo a Mazzarino per l'età, ok? Ma questa squadra non ha problemi a recuperare le gambe, questa squadra, questi giocatori hanno qualche volta problemi a recuperare la concentrazione, che è la cosa più difficile. No, scusa, come il telefono di Arrigoni sarà già a Roma. Di entrare e uscita. No, penso che lui sta fermo, perché secondo me arrivano come quelli Warburg Folletto che suonano alla porta.